è il sito di un settimanale nazionale che in questa domenica di febbraio concentra su Teramo le attenzioni della cronaca, raccontando la storia di un inferno fatto di abusi di ogni tipo, nel quadro di quello che viene definito un collaudato schema comportamentale in cui rituali pseudo-religiosi dissimulavano vere e proprie aggressioni di natura sessuale. È il racconto di tutte le strane pratiche di quella che viene definita una setta guidata da un guru che parla con gli alieni, sulla quale la procura di Teramo ha aperto un'inchiesta per abusi sessuali e che si trova a Floriano di Campli. Siamo andati a vederla. Lasciata la nazionale, c'è una strada che scivola sui colli morbidi delle nostre campagne e poi si fa brecciata prima di arrivare ad Ecolandia, il centro del movimento che, e lo si intuisce fin dall'arrivo, non ha nulla delle sette esoteriche, misteriche, alieno-spirituali, ma somiglia molto di più ad una di quelle comuni che raccoglievano negli anni 60 le anime di chi cercava risposte non convenzionali e costruiva un mondo migliore. Si respira l'aria delicata portata dal vento dell'utopia, e l'utopia non è un reato. Abbiamo letto un articolo su un sito nazionale, su un sito web che parla di un'inchiesta che si sta svolgendo ed è in via di conclusione alla Procura della Repubblica di Teramo, un'inchiesta che parla di setta. Siamo venuti proprio qui sul posto per capirne di più. Siamo qui con il leader, possiamo dire, di un movimento, con Pietro Tamburella, per chiedergli un po' che storia è questa. È stata una doccia fredda anche per noi, non perché non sapevamo che ci fosse un'inchiesta, perché adesso c'è da un bel po' di tempo, ma perché veramente è qualcosa di pesante, no? Cioè, vista così rispetto a quello che è stato ed è il nostro vissuto, che ci ha lasciato senza parole. Non voglio dire nient'altro a riguardo, perché martedì c'è proprio un'udienza proprio preliminare, praticamente dove appunto il giudice stabilirà se ci sta un processo, se tutto quanto viene a dirlo, perché finalmente potremo dire, no? Cioè, la nostra. Tutto inizia da qui, da sì. Floriano di Campli. Sì. E come inizia? Questo movimento nasce qui, si insedia qui qualche anno fa? Sì, ormai sono credo 6 anni che siamo qui, ma abbiamo fatto un lungo tragitto, è da 10 anni che lavoriamo su questo e che abbiamo letteralmente visto e vissuto migliaia di persone che sono passate, no? In tutte le fasi, per cui oggi siamo arrivati in questa e siamo sempre stati aperti alla luce del giorno, abbiamo vissuto sempre tutto quanto limpidamente, quindi anche questa cosa è veramente qualcosa che è fuori da ogni portata, ogni condizione del nostro vissuto. Ci troviamo in aperta campagna qui, sì, a Floriano, e il vostro intento, il vostro scopo è anche quello di creare un villaggio. Perché? La mission qual è? Allora, questo è il primo di una serie di ecovillaggi e sistemi viventi che sono sia singoli che praticamente comunitari, che permette alla gente di poter trovare un'alternativa rispetto a la pesantezza di creare una casa, creare un contesto che tra il denaro che ci vuole e tutte le autorizzazioni, insomma, non è alla portata di tutti. Il nostro sogno è che
il popolo proprio italico per prima, anche se abbiamo diciamo diversi attivisti in tutto il mondo, però proprio partendo dall'Italia, che il popolo italico possa proprio svoltare la propria condizione e permettersi di poter vivere in un certo modo, quindi anche con diciamo un genere di alloggi e di sistemi di viventi. Dove ci troviamo adesso? Altamente, è una ecostruttura che voi chiamate come? Geovilla. Geovilla. E ne volete costruire, fare tutta Italia? Sì, perché diciamo il sogno era fare in modo che tutti potessero permettersi una casa di un livello ben più elevato di diciamo di quello conosciuto, che è una casa che ha tantissime prestazioni, ma che appunto si possono permettere tutti perché abbatte tutti i costi. Che ha di particolare questa Geovilla? Tantissime cose, tra cui il primo è che in certe condizioni si possono anche mettere su terreni agricoli, che i pali di fondazione, per esempio, sostituiscono i cementi armati, che non ha una goccia di chimica, che è una casa passiva, che è la più antisismica al mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Che quindi diciamo. È il futuro per voi. Anche diciamo presente, che anche il presente. È un presente che permette, no, di avere una visione del futuro completamente diversa, diciamo, e di. Diciamo, ci permette di poter sognare che veramente si possono ribaltare le grandi condizioni, gli scenari come quelli che ci stanno in questo momento in atto, che sono pesanti, sempre per il popolo, perché poi sono tante le persone che sono arrivate qui per capire. Migliaia. Ecco, di che cosa parliamo? Migliaia e migliaia, diciamo, le persone con cui, diciamo, con cui abbiamo lavorato, i movimenti in ogni parte del mondo sono talmente tanti e siamo una realtà consolidata che veramente. Questa cosa è una cosa un po' amara che appunto, siccome siamo tranquilli come non mai, quindi qua nessuno, non ci sono sette cioè veniteci a trovare e magari rispetto a quello che si possa mai ascoltare, vedere, no, cioè ti fai un'idea tu stesso, venite a vedere come viviamo, come hanno fatto tutti quelli che sono venuti in tutte le fasi e condizioni, e magari vi fate un'idea voi stessi. Ecco, per martedì siete tranquilli? Assolutamente sì, ma assolutamente, ma come ogni passaggio che fa parte probabilmente del pacchetto, del gioco, e tra l'altro ci avevano anche detto che cose del genere potevano avvenire, evidentemente. Va bene, quindi siamo sereni come sempre e basta. Vogliamo ricordare che voi siete qui grazie all'allora sindaco Quaresimale e anche all'attuale sindaco Agostinelli. Esatto, che diciamo che grazie alla fiducia loro e di tutti coloro che come loro ci hanno fatto arrivare fino a qui, con cui abbiamo lavorato, e appunto proprio per quella fiducia che è sacra, saranno soltanto fieri di tutto quello che abbiamo fatto e che mai faremo e di quello che sarà, questo è poco ma sicuro. Quindi sempre a testa alta. Sempre a testa alta, ho fiducia nella magistratura e nel lavoro che svolgono, perché insomma se tu sei veramente sereno non hai nulla da temere, poi so che sono in gamba e quindi riusciranno a, insomma, a fare in modo che tutto viene alla luce nel massimo rispetto, no? Anche delle cose che ci sono in gioco, che mi rendo conto che non è manco semplice poterle vivere, però siamo qui, quindi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.